spiacevole episodio ai danni di Fiordaliso e dei suoi musicisti. Fiordaliso e i suoi musicisti sono stati vittime di un furto, perdendo tutti i loro strumenti musicali. Durante una trasmissione televisiva, la cantante ha condiviso la sua esperienza nella speranza di recuperare ciò che è stato sottratto. L'appello di Fiordaliso. Nel corso di un'intervista a Estate in diretta con Nunzia De Girolamo, Fiordaliso ha descritto l'accaduto. Sono qui, ma ho bisogno di voi, perché mi è successa una cosa brutta e dovete indagare. Hanno rubato gli strumenti a tutti i miei musicisti, ieri a Ponte Cagnano. Vi prego, se qualcuno sa qualcosa, anche perché questi ci lavorano con gli strumenti, hanno speso tanti soldi per comprarseli. Un furto terribile. Fiordaliso ha poi ampliato l'appello sui social, chiedendo a chi avesse informazioni utili di farsi avanti. Se qualcuno ha visto qualcosa, vi prego di parlare. Hanno rubato tutto quello che c'era dentro a questo autobus, non hanno più nulla. Sono gli strumenti del lavoro ed è brutto che sia accaduta una disavventura del genere, ha sottolineato la cantante, replicando il messaggio su Instagram e riportando le parole di uno dei musicisti derubati. Le parole di un musicista. Uno dei musicisti ha fornito ulteriori dettagli sull'accaduto attraverso i social. Poco fa intorno alle 13:30, di ritorno da un concerto con Marina Fiordaliso, in zona litoranea Ponte Cagnano, hanno aperto il nostro furgone e rubato i nostri strumenti, ha dichiarato il collaboratore. La refurtiva. Il musicista ha poi elencato dettagliatamente gli strumenti rubati. Testata chitarra Marshall. Ilunga VM410H, testata basso Markbass, Little Mart Ser. Cassa basso Ularibas New York 212, pianoforte Nord piano 3, basso elettrico FBASS e NS. Palante 14 gradi e floor tom 14, DS Drum Mod. Venom, oltre agli strumenti, sono stati sottratti trolley con effetti personali e due tablet. Il musicista ha chiesto a chiunque avesse informazioni di contattarli e di condividere il suo appello, un messaggio poi rilanciato anche dalla stessa Fiordaliso.